Renato Di Rocco è una formazione con più di 100 anni di storia che ha sposato in pieno il progetto della Federazione Ciclistica Italiana sulle Continental. Sì, davvero, è stata una delle prime, una fra quelle veramente che sono rinomate, perché hanno questa grandissima tradizione, 100 anni, sono una bellissima storia, se la rapportiamo alla Federazione Ciclistica ne ha 129, quindi un lunghissimo percorso insieme. Poi ricordo le lacrime e la soddisfazione dei dirigenti quando hanno avuto il riconoscimento dal CONI, per cui sono momenti importanti. Per quanto riguarda la loro strutturazione mi ha fatto molto piacere, perché è una squadra di riferimento a livello nazionale, una delle migliori in assoluto come organizzazione, come sostegni e garanzie di gestione tecniche, per cui quando hanno deciso di fare passaggio alle Continental è stato un bel segnale. Devo dire che è stato utile, perché i ragazzi crescono, però vedo che con molta attenzione seguono anche un secondo percorso, che è quello di aver abbassato molto l'età dei ragazzi, sono tutti giovani. Godiamoci questi momenti, insomma, oggi credo che si ricordi questo grande festeggiamento, una celebrazione dei 100 anni, per cui godiamoci, è una località davvero splendida, una cornice straordinaria di culture e di ricchezze territoriali, e insieme alla Trevigiani andiamo avanti con molto ottimismo. Sindaco con il collare d'oro del CONI, è stata premiata non solo l'Unione Ciclistica Trevigiani, ma io direi la cultura sportiva di un'intera città. Sì, infatti un'onorificenza meritatissima. L'Unione Ciclisti Trevigiani è un esempio veramente di cultura sportiva, della fatica ogni giorno, l'umiltà, ma sempre avendo davanti un traguardo, una strada da percorrere. Quindi sono veramente molto orgoglioso e ringrazio tutti i presidenti che si sono avvicendati, tutti gli appassionati, perché è un traguardo fantastico per la nostra città. E a proposito di ricorrenze, quest'anno anche i 100 anni della popolarissima, una corsa che si identifica nella storia della sua città. Sì, beh, anche questo è un traguardo bellissimo, quindi i 100 anni della popolarissima saranno un avvenimento fantastico al quale anch'io non voglio mancare, ed è proprio, c'è questo fortissimo legame tra Treviso e il ciclismo, e la popolarissima ne è un esempio molto forte. Davide Ballerini, recente esperienza quella al St. Louis con la nazionale italiana, com'è la tua condizione di forma? Ma la condizione di forma è molto buona, adesso la testiamo nuovamente in Croazia. Diciamo, vorrei ringraziare soprattutto il commissario tecnico che appunto mi hanno portato a St. Louis insieme al mio compagno Petilli a fare questa esperienza con i veri professionisti, e è stata una delle più belle corse che ho fatto ultimamente. Davide, che atmosfera si respira in squadra? Siamo molto uniti, questa è una cosa molto positiva, anche perché le vittorie si ottengono uniti, compatti, e penso che quest'anno ne faremo delle belle. Davide, tu hai avuto già l'opportunità di correre tra i professionisti, hai corso con atleti che forse erano i tuoi idoli quando eri bambino, che effetto ti fa? È un'emozione indescrivibile, anche perché correre con Kwiatkowski, campione del mondo, Cavendish, correre a fianco dopo che da anni li vedi in televisione, è troppo bello. Cause you light up the path. I don't care.
Beh, la Trevigiani è una società eccezionale perché svolge l'attività ininterrotta da 101-102 anni e ha sempre fatto un'attività altamente, innanzitutto agonistica, e sempre ad alto prestigio, insomma, ha ottenuto dei risultati eccezionali. E ci troviamo qui appunto con l'attività continental, con atleti importanti. Già al primo anno penso che siano soddisfatti dei risultati ottenuti in campo internazionale, pertanto è una cosa veramente che ci onora come comitato regionale. Per quanto riguarda la Popolarissima, stessa storia, 100 anni, grandi vincitori, grande gloria, grande passione dei trevigiani innanzitutto, ma dei veneti in particolare, perché appunto è una manifestazione che attira e come gli interessi di tutti. Marino Amadori, parliamo di una squadra continental, ma una squadra giovanissima. Sicuramente questo sposa il progetto della federazione di elevare il livello tecnico dei nostri ragazzi. Sì, come tu hai detto, veramente questo è un progetto della federazione che viene sposato in toto da questa squadra, che è una delle migliori in Italia, ma non solo, perché anche in Europa è una delle migliori, perché se si pensa che l'anno scorso questa squadra ha fatto il campionato del mondo a Ponferrada di cronometro, quindi è stata scelta e è riuscita a entrare nell'iscrizione per il campionato del mondo, quindi vuol dire che il progetto sta funzionando bene, sono bravi loro dello staff tecnico, ci credono, e quindi per noi è molto importante questo, perché così diamo la possibilità a questi ragazzi di crescere, di formarsi come i loro coetanei in tutto il mondo. Un brand molto noto in Italia come la Unieuro, che ha deciso di avvicinarsi a una formazione storica del ciclismo italiano, questo è un bel messaggio. Sì, in momenti un po' particolari, un po' di crisi, uno sponsor, un marchio del genere entrare nel ciclismo è una bella cosa, è una cosa che veramente speriamo che porti bene a loro e porti anche altri sponsor che seguono l'Unieuro, perché sicuramente ne abbiamo bisogno, specialmente nell'attività giovanile. Simone, recente esperienza con la nazionale italiana a St. Louis, com'è la tua condizione di forma? La condizione è buona, al St. Louis è servito per finalizzare la gamba e già ad Onoratico sono arrivato davanti, quindi continuiamo bene. Simone, lo scorso anno hai vinto la maglia di miglior giovane alla Coppie Bartali, dove pensi di poter ancora crescere? Di sicuro un anno in più, sia la maturazione fisica che l'esperienza fanno molto, e ad esempio la coppia Bartali l'anno scorso ha sfiorato la top 10, quest'anno punto ad entrarci. Simone, la corsa che sogni di vincere? Come ho sempre detto, il Tour de France è la corsa che sogno di vincere, perché alla fine sognare, bisogna sempre sognare il massimo. Marco Milesi, una formazione continental giovanissima che darà l'opportunità a questi ragazzi di misurarsi con i big di questo sport. Sì, la formazione è nata l'anno scorso, 2014, già con grandi soddisfazioni, e niente, rifacciamo il 2015 e speriamo ancora ricco di soddisfazioni. Abbiamo detto un'età media bassissima, qual è la fisionomia di questa squadra? Ma è una squadra, sì, giovane, abbiamo due primi anni, quattro secondi anni, poi terzi e quarti anni, squadra giovane, squadra secondo me forte su tutti i terreni, e poi il campo dirà la verità. Qual è il messaggio che cercate di trasmettere ai vostri ragazzi? Ma il messaggio importante è far crescere i ragazzi con la serenità, con la gioia di correre e con la vivacità di una squadra giovane. Yeah, I'm falling from cloud nine.
Ricordiamo che alcuni di questi ragazzi lo scorso anno hanno disputato un mondiale. Esatto, l'anno scorso abbiamo avuto il diritto nei primi eventi a fare il mondiale a Ponferrada, tra cui qua c'è Frapporti e Rota che hanno disputato la gara. Mattia, lo scorso anno tu hai vissuto un'esperienza straordinaria, il mondiale a cronometro insieme ai big di questa disciplina. Sì, ripeto, è stata davvero una bella esperienza che abbiamo avuto la fortuna di fare. È stata un'emozione davvero grande con i più grandi campioni di questi tempi e ci siamo divertiti anche tanto. Cosa significa correre in una società che ha 102 anni di storia? Ma è una bella responsabilità, perché bisogna fare del nostro meglio per mettere in luce la squadra e sono contento di poter correre con questa maglia. Presidente, nella scorsa stagione la partecipazione straordinaria mondiale di Ponferrada, il riconoscimento da parte del CONI per il collare d'oro, insomma il giusto tributo per una società che ha 102 anni di storia. Credo che sia stato veramente un'annata memorabile. Dopo 18 anni, per carità, io ho fatto 18 anni da vicepresidente, ma l'anno scorso che abbiamo fatto questa scelta della continuità, che non è stata una scelta con dei punti di domanda, però devo dar atto a tutto il consiglio direttivo, ma in particolare a Mirko Rossato, che ci ha dato questa idea e questa strada. Io ero presente a Ponferrada. È stato un entusiasmo enorme avere la nostra società, il nostro club, unico in Italia, partecipare ai mondiali a Ponferrada. Credo che ci abbia ripagato, mi ha ripagato di tutto quello che era le perplessità di aver fatto questa scelta continental. Non solo trevigiani, quest'oggi 100 anni di una corsa storica, la popolarissima, o la corsa che si identifica proprio con la città di Treviso. Tutti la chiamano ormai una piccola Sanremo. E l'anno scorso il consiglio direttivo ha deciso di cambiare un percorso per dar modo soprattutto agli sportivi di vedere i corridori. Abbiamo deciso di fare un percorso sicuramente cittadino pianeggiante sui 14 km 600 metri, però con altrettanta verità vi posso dire che l'anno scorso per la prima volta abbiamo avuto circa, ci sono stati credo 15.000 persone. Quest'anno penso che con la partenza da Piazza dei Signori e con giustamente già collaudato il circuito dell'anno scorso, credo che quest'anno ci sarà sicuramente molti di più sportivi che vedranno praticamente 24 volte passare i corridori, perché le mura, che è una tribuna naturale, le mura di Treviso, li vedono passare a destra e anche a sinistra. Presidente, concludendo, quali sono i valori che volete trasmettere ai vostri ragazzi? Beh, prima di tutto i valori sono sempre, significativi. I valori, quelli di stare assieme, quelli di avere l'educazione giusta, quella di sapersi tra di loro e verso anche gli sportivi stessi comportarsi educatamente. Prima naturalmente di tutto c'è la scuola. La scuola, perché come si sa, un domani non tutti possono avere la caratteristica di passare professionisti, e credo che una buona istruzione faccia parte un po' di quello che è giustamente da buon padre che esigo anche da parte dei nostri corridori.